Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, in questo giardino e con questa mail tra le mani. Ecco, a questo indirizzo email che vedete in sovraimpressione, in tanti raccontate quotidianamente la vostra storia con Padre Pio da Pietrelcina e ci piace condividere quello che ci raccontate ogni giorno, ad esempio come Don Raffaele Aprile. Don Raffaele Aprile ci racconta che a 45 anni, diocesi di Siracusa, ordinato il 29 giugno del 2016, proprio nel santuario della Madonna delle Lacrime. Ancor prima di discernere la sua chiamata, la sua volontà, ovvero la volontà di Dio su di lui, era come tutti gli altri, un ragazzo che amava divertirsi, stare con gli amici, andare all'università. Dicembre 2004, quando per la prima volta sentì una chiamata forte, particolare, di partecipare all'Eucaristia. Qualcosa gli diceva di recarsi proprio nel santuario, il santuario della Madonna delle Lacrime, e così ascoltò una voce dentro di sé, andare a messa con la mamma e la nonna. E proprio durante la celebrazione eucaristica lui vide, ecco, un vero e proprio fascio di luce dal volto di Maria, l'effigie mariana che si trova proprio presso l'altare centrale, che lo invitava a guardare successivamente agli stessi seminaristi che erano presenti in quella celebrazione. Scrive Don Raffaele: la mia è stata una chiamata mariana perché è venuta proprio sotto lo sguardo di Maria e delle sue lacrime. Ho iniziato così il mio discernimento, non da solo, ma aiutato anche da un padre spirituale, Don Francesco, dice, e dalla costante preghiera. Ecco, sogno è la parola che riassume la sua vocazione, ecco, il sogno di Dio. Lui, ci scrive, ha voluto realizzare nella sua vita quel sogno, il sogno di Dio. Certo, non è stato facile, ma mi sono affidato e fidato. In seminario poi ho iniziato realmente ad assaporare quel progetto di Dio e a poco in me cresceva la gioia di volerlo coltivare. Proprio durante gli anni trascorsi in seminario, ecco, entra nella sua vita in modo prepotente e particolare Padre Pio da Pietrelcina. Ecco, proprio pensando a lui, che gli tornava sempre in mente, chi prega poco si può paragonare a chi non prega, diceva Padre Pio. Oppure mi torna in mente ancora oggi questa frase: chi prega molto si salva, chi prega poco si danna o va a rischio di dannarsi, chi non prega non ha bisogno del diavolo che se lo porti, va all'inferno con le sue gambe, diceva Padre Pio. Da queste frasi, scrive Don Raffaele, capì l'importanza della preghiera, la preghiera che nasce dalla consapevolezza della nostra miseria e della ricchezza dell'amore di Dio. Ecco, Padre Pio che gli è accanto nel suo percorso vocazionale di seminarista, quindi che lo porta al sacerdozio. La preghiera che spalanca il cuore dall'azione salvifica di Dio, educa ad avere la volontà e il cuore per far tesoro della parola di Dio, non si stanca di adorare, lodare, ringraziare tutti. La preghiera che è l'unica medicina che guarisce dall'orgoglio, l'arma segreta di chi si fida e si affida. Ecco, Padre Pio questo lo sapeva, ci ricorda Don Raffaele, lo sapeva benissimo e aveva anche sottolineato che la preghiera è un dovere che noi abbiamo da compiere nei confronti di Dio. Ecco, grazie al suo esempio, grazie alla sua vita, compresi quanto fosse importante pregare anche nei momenti difficili, e soprattutto in quelli mi rivolgevo sempre a lui e alla Madonna, come faccio ancora oggi. Tra l'altro Padre Pio ha anche un legame particolare col nostro santuario, racconta Don Raffaele. Proprio così, caro Don Raffaele, andate a Siracusa, ecco, diceva spesso Padre Pio, se la mamma piange ha qualcosa di importante da dirci. E proprio nella Basilica del Santuario della Madonna delle Lacrime si conserva una teca dedicata a San Pio, benedetta nel 2015 da Monsignor Michele Castoro, una teca dove sono custodite alcune reliquie di Padre Pio. E qui, concludendo e condividendo la sua storia con noi, Don Raffaele ci scrive, concludo dicendo che il mio percorso vocazionale in seminario lo posso paragonare quasi a un pellegrinaggio. Mi viene da pensare al cammino di Santiago, a quello di Lourdes. Il concetto che meglio sintetizza quanto detto è quello della gratitudine, perché mentre sei in cammino ti volti indietro per guardare in lontananza la strada percorsa e ti accorgi che non sei solo, c'è chi viaggia con te. Non sono io che faccio il cammino, ma è il cammino che ti fa. Dopo quasi 3 anni mi prodigo per l'accoglienza dei pellegrini provenienti da diverse nazionalità. Svolgo questa mansione con entusiasmo, devozione, cercando di trasmettere a chi ascolta il messaggio che scaturisce dalle lacrime di Maria. E grazie allora a Don Raffaele per la tua storia, per aver condiviso
con noi questa bella testimonianza e soprattutto un saluto da quest'altro santuario mariano, al santuario della Madonna delle Grazie di Padre Pio, al santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa.